Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Angelo. Oggi parliamo della polare aerodinamica. La polare aerodinamica del velivolo è la rappresentazione grafica dei coefficienti adimensionali CL e CD. Ogni velivolo ha una propria polare caratteristica ottenuta tramite dati sperimentali, sia in galleria del vento o tramite prove di volo. Tuttavia, è possibile approssimare questa curva in modo analitico, quindi trovando una relazione analitica che ci porta a formulare quella che è chiamata polare quadratica. Questo al fine di approssimare i dati sperimentali. La polare quadratica la possiamo scrivere come CD uguale a CD0 più K per CL meno CL0 al quadrato. Andiamo a esplicitare questi termini. CD0 è il coefficiente di resistenza minimo che si ha per CL uguale a CL0. K è il coefficiente di Prandtl che possiamo scrivere come 1 diviso pi greco E, che è il fattore di Ostwald, per lambda, che è l'allungamento alare. K è rappresentativo della resistenza indotta che aumenta con il CL quadro. Disegnando le due curve, quindi la polare sperimentale e la polare quadratica, osserviamo che le due curve sono abbastanza sovrapponibili fino a un certo valore di alfa, dopodiché l'errore tra le due curve diventa non più trascurabile. Questo perché la polare quadratica ha i suoi limiti di applicabilità, essa può essere applicata solo nel regime lineare, nella condizione lineare in cui vale la relazione CL alfa per alfa, cioè il coefficiente di portanza è uguale a CL alfa per alfa. Non riesce a modellizzare la condizione di prestallo, stallo e post-stallo. E quindi, in definitiva, le due curve sono sovrapponibili fino al valore di alfa pari ad alfa-stallo. Un concetto che si può collegare a quello appena visto è il concetto di efficienza. L'efficienza è definita come il rapporto tra il coefficiente di portanza e il coefficiente di resistenza, ovvero tra la portanza e la resistenza. Andiamo a esplicitare CD nella forma che abbiamo trovato per la polare quadratica, con la semplificazione di porre CL0 uguale a 0, perché questo non è vero quando la resistenza degli impennaggi dovuta al calettamento, alla dimensione, diventa importante. Trovata questa relazione, ci chiediamo in quali condizioni questo rapporto è massimo, ovvero quando avremo l'efficienza massima. Lo possiamo determinare in due modi, per via analitica, percorrendo la strada che abbiamo appena descritto, o per via grafica, lo vedremo tra poco. Per via analitica basterà porre la derivata dell'efficienza rispetto al coefficiente di portanza uguale a 0. Eseguendo i calcoli che state vedendo adesso in figura, troveremo i valori di CL che massimizzano l'efficienza, ma anche di conseguenza CD che massimizza l'efficienza. CL di Emax è la radice quadrata di CD0 su K, e andatevi a vedere il video sulle prestazioni del turbogetto dove compare questa formula. E il CD di Emax invece è pari a 2 volte CD0. Andando a sostituire nella formula dell'efficienza, troviamo l'efficienza massima, che sarà pari a 1 diviso 2 per la radice quadrata di KCD0. Come possiamo determinare l'efficienza massima per via grafica? Torniamo al grafico della polare. Tracciamo una retta che parte dall'origine e che sia tangente alla curva della polare. Il punto di tangenza è il punto di efficienza massima. Essa corrisponde alla condizione di pendenza massima. Però notiamo una cosa: noi abbiamo tracciato appunto la retta con pendenza massima, ma noi potremmo tracciare tante altre rette, sempre che partono dall'origine, con una pendenza minore. Esse andranno a intersecare la curva non più in un punto, quindi non sarà più tangente, ma sarà secante, ovvero intersecherà la curva in due punti. Questo vuol dire che un velivolo può raggiungere lo stesso valore di efficienza con due assetti diversi.
Uno per bassi valori di angolo di incidenza, per bassi valori di CL, ed è detto assetto veloce perché sappiamo che la velocità di volo è inversamente proporzionale al coefficiente di portanza, quindi poiché il CL è basso, la velocità in questo assetto sarà alta. Ma possiamo ottenere lo stesso valore di efficienza volando lenti e ad alti angoli di incidenza o anche alti coefficienti di portanza. Spero che sia stato chiaro nell'esporvi questo argomento, nel caso fatemelo sapere, oppure se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, insomma fatemi sapere che questi argomenti vi stanno interessando. Vi ringrazio per la visione, vi saluto, ciao!